A segnare un porto lontano dal luogo in cui è avvenuto il soccorso in mare è una decisione profondamente sbagliata. Sostengono questo i manifestanti che si sono riuniti questo pomeriggio in presidio davanti al varco portuale del Canaletto, dando vita ad una protesta contro il cosiddetto decreto naufragi. Un provvedimento sbagliato perché riteniamo che a persone già provate da un viaggio devastante dal punto di vista fisico, mentale, psicologico, far fare ulteriori 3 giorni di viaggio per approdare al nostro porto sia veramente una cosa inquietante. Quindi una soluzione deve essere trovata. È chiaro che questo accanimento non è accettabile. La volontà di prolungare di 3 giorni il viaggio è una roba che ha del disumano e quindi non si può non denunciare la disumanità di un decreto che non è assolutamente conforme ai valori umani e che come forze politiche, come organizzazioni qui presenti ci contraddistinguono. Cosa vuole fare il governo Meloni? Vuole rendere insostenibile l'attività di soccorso in mare. Io mi chiedo come possa tenere una posizione politica di questo tipo anche all'indomani di quella enorme tragedia che si è verificata al largo delle coste della Grecia, che ci dovrebbe aver insegnato quanto sia vitale, fondamentale, importante, essenziale l'opera delle ONG nel Mediterraneo, prima di tutto per salvare vite umane. Espressa solidarietà verso i migranti che stanno sbarcando. Spezia è una città generosa, sostengono i manifestanti, che è pronta a fare la sua parte nell'accoglienza. Sì, certo, come anche le altre volte in cui la nave Geo Barents è approdata a Spezia, anche oggi Spezia si dimostra solidale, quale città che è solidale e che è pronta ad accogliere i migranti, che sa fare la sua parte. Ci sono le associazioni, c'è il mondo Caritas che è di grande aiuto, diciamo, in questa fase e sì, è bello, insomma, la nostra città è una città accogliente e quindi siamo pronti. I migranti possono arrivare. Tanto sforzo per venire qui, nostro, eppure operativi qui. Quante personale ufficiale sono qui? Quanto costa questo operativo per 13 persone che potrebbero essere sbarcati molto prima, sicuramente con un costo minore e con una ragione minore? Abbiamo visto un mercantile con 50 persone è sbarcato a Pozzallo. Noi, ONG, sbarchiamo alle Spezia, mi sembra discrezionale.